La pace dei santi sia con voi. Il 15 novembre la Chiesa celebra Sant'Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa. Alberto nacque in Germania verso il 1200. Molto giovane venne in Italia per studiare a Padova, Bologna e a Venezia. Durante il soggiorno nella nostra penisola conobbe i Domenicani, dai quali fu inviato a Colonia per la formazione religiosa e per lo studio della teologia. Approdò infine a Parigi, dove tenne la cattedra di teologia per 3 anni, durante i quali ebbe un allievo d'eccezione, San Tommaso d'Aquino. Rimandato dai superiori a Colonia per fondarvi lo studio teologico, portò con sé Tommaso, con il quale avviò un progetto molto ambizioso, il commento all'opera di Dionigi l'Areopagita e degli scritti filosofico-naturali di Aristotele. Grande studioso delle scienze naturali, Alberto non rifuggì dagli incarichi pastorali. Fu provinciale dell'ordine domenicano per il nord della Germania e per breve tempo vescovo di Ratisbona. Partecipò al Concilio di Lione. Sant'Alberto morì nel 1280 ed è patrono degli scienziati. Auguri a tutti coloro che portano il nome di Sant'Alberto e a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra e qualunque altra felice ricorrenza.